Una volta deceduta la madre, Kevin avrebbe chiesto a Sabrina di diventare lei la sua madre spirituale. La criminologa Roberta Bruzzone, consulente di Giovanni Barreca, l'imbianchino accusato dell'omicidio della moglie Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emmanuel nella loro casa ad Altavilla Milicia, Palermo, spiega che l'uomo avrebbe commesso il massacro perché convinto che la sua famiglia fosse posseduta dal demonio. Con lui sono stati arrestati anche Sabrina Fina e il compagno Massimo Carandente, conosciuti come i Fratelli di Dio. I fatti sono emersi l'11 febbraio scorso, quando Barreca ha contattato i carabinieri dopo la morte della moglie e dei due figli. In quella casa si sono verificati riti purificatori, esorcismi e atroci torture per una settimana. Inizialmente a questi riti avrebbero partecipato anche il 16enne Kevin e la figlia 17enne di Barreca, sopravvissuta e anch'essa arrestata. Il piccolo Emmanuel sarebbe stato torturato contemporaneamente alla madre Antonella, il cui corpo è stato bruciato e sepolto in giardino. Dopo la morte della madre, Kevin si sarebbe affidato completamente a Sabrina Fina, chiedendole di diventare la sua madre spirituale. Questo dettaglio sconcertante dimostrerebbe come la coppia di complici fosse riuscita a manipolare l'intera famiglia. Successivamente, qualcosa è cambiato. E anche Kevin, che era attivamente coinvolto nei riti spirituali, è diventato una vittima. Il ragazzo sarebbe stato torturato con una catena arrugginita e poi ucciso. Non è ancora chiaro perché la figlia 17enne sia stata risparmiata. Di recente la giovane è stata interrogata per fare il punto sulla sua versione dei fatti. Carandente e Fina, i presunti complici, saranno interrogati, avendo richiesto di parlare non solo con i loro avvocati, ma anche con il giudice. Gli esami scientifici potranno fornire importanti chiarimenti sul numero di persone coinvolte e sul tipo di tracce trovate sulla scena del crimine. Nella sua prima chiamata al 112, Giovanni Barreca aveva praticamente ammesso di aver ucciso la famiglia. Successivamente sono emersi i nomi dei due complici presunti. È paradossale, ma le parole di Barreca potrebbero essere considerate non valide poiché pronunciate senza la presenza del suo avvocato. La sua versione dei fatti ora è cambiata e Barreca accusa Carandente e Fina. Egli sostiene di essere stato manipolato dalla coppia, affermando di essere stato solo un testimone degli eventi, senza aver preso parte attiva. Sarà essenziale confrontare le testimonianze di tutti i protagonisti di questa terribile tragedia con quanto emergerà dalle indagini degli inquirenti. Carandente e Fina affermano di essere stati coinvolti nella vicenda solo per pregare presso la casa di Barreca, ma la situazione sarebbe poi degenerata quando Barreca avrebbe commesso gli omicidi. Ci si chiede se una sola persona possa aver ucciso una donna, un ragazzo e un bambino senza incontrare alcuna resistenza da parte delle vittime. È difficile fare ipotesi in merito. Anche nel caso in cui Carandente e Fina fossero effettivamente entrati e usciti dalla casa di Barreca più volte durante la settimana, ci si domanda perché non hanno mai denunciato ciò che stava accadendo all'interno. L'analisi dei telefoni dei tre chiarirà i loro reali spostamenti. Sarà cruciale anche verificare se è vero, come sostiene Barreca, che la coppia era spesso al telefono con altre persone, comunicando principalmente attraverso messaggi. C'è anche il sospetto che Sabrina Fina abbia addirittura effettuato una videochiamata con qualcuno. Dietro questa inquietante vicenda potrebbe celarsi l'ombra di un santone o di una setta.